primo consiglio, dovreste calare di peso, perché io quello che vedo è che dopo i 50 anni il carico che date sulle ginocchia legato a un sovrappeso che sia più o meno grave è sicuramente uno dei fattori predisponenti allo sviluppo di un'artrosi secondaria molto molto importante. Che ogni 4 kg che uno cala si cala una tacca nella scala del dolore. Se calate 12 o 16 kg voi avete 4 tacche nella scala del dolore che si riduce. Secondo punto, minimo di attività fisica deve essere fatta. E per attività fisica si intende ovviamente non una corsa, le maratone. Io vedo molti soggetti che arrivano, sì, ci sono quelli invasati con la corsa, ma oggettivamente ci sono altri tipi di attività, anche una semplice camminata, una semplice passeggiata, una bicicletta, una nuotata. Ci sono altri tipi di attività che fanno sì di avere un sano movimento delle ginocchia e di ridurre il rischio di avere depauperamento di quella che è la forza muscolare, e questo comporta ovviamente un maggiore rischio di avere artrosi. Terzo punto, nella nostra vita ci sono degli stress che possono essere sia psichici che fisici, e quindi dovete cercare di prendere dei tempi per la vostra vita quotidiana. Date del riposo alle ginocchia. I grossi traumi che si vedono negli sportivi sono legati a un sovraccarico funzionale legato a un sovraccarico di allenamento. E la stessa cosa è per una persona normale, perché noi pensiamo sempre curiamo le ginocchia, ma noi curiamo una persona, e la persona è fatta di psiche e di fisico. Quarto punto, avere degli aiuti legati alla possibilità di avere degli integratori alimentari o dei farmaci o delle infiltrazioni ogni tanto alle ginocchia che possono mantenere il livello di intensità o comunque di concentrazione di certi tipi di sostanze all'interno delle ginocchia che permettano di poter svolgere quello che noi vogliamo fare, la nostra attività quotidiana, la nostra attività fisica, nel miglior modo possibile, senza andare incontro ad avere il rischio poi di piano piano depauperare quella che è la concentrazione di queste sostanze utili al nutrimento dell'articolazione all'interno delle ginocchia, e quindi avere poi iniziare a sentire dei sintomi. Poi da ultimo, io credo che sia giusto che vi concentriate sulla scelta del chirurgo, perché ovviamente ci sono certe persone che hanno una certa filosofia e altre che hanno altre filosofie. Anche i social a volte spingono a fare delle scelte che non sono quelle corrette, perché purtroppo internet dà sì delle informazioni, ma a volte sono informazioni errate o sbagliate o montate, e quindi mi sento di dire che a volte il passaparola delle persone è forse la cosa più importante da seguire, perché scegliere la persona giusta a cui affidare il vostro ginocchio forse è la cosa più importante da fare prima di andare a farsi vedere e soprattutto farsi operare. Pensateci non una ma 5-10 volte, perché comunque il ginocchio meno si tocca meglio sta.